Dunque, ecco, dovrebbe essere partita. Però, Sì. boh, non so, io mi sono trovato alcune registrazioni sì, altre no. Ad ogni modo, stavamo parlando quindi, dopo aver spiegato un po' l'innovazione in campo bellico e abbiamo detto, lo ripeto perché così è stato registrato, abbiamo detto che in storia parliamo prima guerra mondiale, ma la cosa importante è sottolineare il fatto che praticamente le innovazioni tecnologiche e organizzative, quindi anche in campo aziendale e poi che si estendono sulla massa, quindi sulla popolazione, quasi sempre derivano dal campo militare, perché chiaramente è lì che i governi investono molto in difesa, ma soprattutto in ricerca e sviluppo, e quindi quelle tecnologie che vengono inizialmente realizzate per il campo militare, poi dopo trovano applicazioni sul mondo. Come esempio abbiamo riportato Internet, che nasce durante la Guerra Fredda, e anche il telefonino, quindi la rete cellulare, no? Mentre dal punto di vista dell'organizzazione abbiamo citato come esempio John Nash e la teoria dei giochi, che è un modello matematico, ma che poi trova applicazione nell'ottimizzazione dei plotoni dell'esercito e quindi chiaramente diciamo, ha successo. Poi abbiamo detto, parliamo di Friedrich Nietzsche, che è un filosofo diciamo, di quel periodo. Che parla di nichilismo, quindi anticipa assolutamente quella che è la società odierna, quella attuale. Nietzsche parla dell'anticristo, quindi del fatto che Dio è morto, insomma, dà una sua visione del mondo e dell'assoluto, che è in contraddizione con tutti i filosofi, diciamo, idealisti precedenti. E la cosa che ci interessa di più è l'oltreuomo, perché dall'oltreuomo il nostro D'Annunzio trae spunto per quella che è la sua teoria del superuomo. Tuttavia, dicevo, il superuomo d'Annunziano è comunque un po' una banalizzazione, perché intanto è una traduzione inesatta del termine tedesco. Il termine tedesco, tradotto letteralmente, parla di oltreuomo, cioè qualcosa che sta al di là, al di sopra di bene e male, al di sopra dell'etica, ma il signor Nietzsche sta parlando di una vera e propria altra specie, mentre il superuomo d'Annunziano è un po' il Superman, no? Il Nimbus Kid, cioè. Ok, quelli dei fumetti diranno Nembo Kid comunque era un alieno, però diciamo che sostanzialmente Superman che cos'è? Il supereroe che cos'è della Marvel attuale oppure della DC come Batman? È un uomo superpotenziato, cioè un uomo che diciamo, ha dei poteri maggiori o comunque massimizza il suo stato di essere umano. Ripeto, va benissimo, c'è un'esaltazione del bello, del gusto, del piacere, infatti scrive il piacere D'Annunzio, però Nietzsche stava parlando di un'altra cosa. Nietzsche stava parlando sostanzialmente, ben prima di D'Annunzio, di quella che è l'intelligenza artificiale. Cioè, se vogliamo fare un paragone, ecco, D'Annunzio sta parlando di Superman, Nietzsche sta parlando dell'intelligenza artificiale, cioè di un prodotto sostitutivo dell'essere umano. Così come l'Homo sapiens, voglio dire, ha scavalcato la scimmia e l'uomo di Neanderthal, così la nuova specie, questo oltreuomo, è un qualcosa che si pone ancora ulteriormente oltre, no? Quindi, vabbè, su questo ci sarebbero temi interessanti con la robotica, vabbè, il test di Turing, vabbè, per distinguere tra un'intelligenza artificiale e un essere umano. Anche Galimberti, che è un filosofo contemporaneo e professore di psicologia, ne parla, parlando che siamo nell'età della, nell'era della tecnica, chiaramente facendo anche alcuni riferimenti alle pericolose derive di questa cosa. Che se ce la giochiamo con l'intelligenza, la razza umana si estingue perché l'intelligenza artificiale ha assolutamente una maggiore capacità di immagazzinare ed elaborare dati. Se vogliamo resistere come specie, dobbiamo chiaramente puntare sulle emozioni, che sono ciò che non è replicabile dalla macchina e ciò che fondamentalmente ci rende umani. Quindi questo come piccolo, come dire, ulteriore excursus sul modello. Ma tu ovviamente in questo modo ti leghi a D'Annunzio, di D'Annunzio io ti ho messo il piacere perché se stiamo parlando della grande bellezza, è chiaro che tu come opera che parla del bello, cosa più del piacere? Il piacere è un'opera, tra l'altro, in prosa, quindi sentiti anche con la professoressa, magari mo ci vuole, con Jessica che ha scelto la stessa tesina, potreste discutere un brano diverso del piacere, cioè lei magari legge una parte, tu me ne leggi un'altra pagina e in qualche modo pur avendo la stessa tesina, anche se comunque sono giorni diversi, che lei fa il cognome con la G, quindi non credo che capiti con te, però insomma.
variare un po' sul tema. Come al solito, mettiti d'accordo con la prof, perché la prof di italiano è la stessa di storia, tra l'altro, la professoressa Vecchione, molto brava, e quindi voglio dire anche là il discorso di Nietzsche. Lo vuole dire, non lo vuole dire, vuole che parli direttamente di D'Annunzio, al massimo citi soltanto l'Oltreuomo, insomma, vedete voi, io ho lanciato la, come al solito, la pietra nello stagno, poi dipende da voi. Parlando, quindi andiamo avanti, pagina 5, parlando di D'Annunzio e del piacere, quindi dell'estetismo italiano, come non collegarsi facilmente all'estetismo inglese, ok? Dove chiaramente Oscar Wilde, vabbè, questa è abbastanza facile. Come cosa. Ora io non so, potreste parlarne in italiano di Oscar Wilde perché è inglese, ma non è inglese commerciale. Quindi decidi con la prof, insomma, se volete fare una cosa mista, questa parte la vedete in italiano, pur parlando di letteratura inglese, e poi c'è il caso Prada che lo portate come lettura, diciamo, in inglese. O se lei invece vuole darti un paragrafetto, una mezza pagina, una pagina, o la trovi su internet. Che parla chiaramente poi di Oscar Wilde, quindi l'estetismo in Inghilterra, la bellezza come via di fuga, perché comunque è periodo decadente, lo dice la parola stessa, il decadentismo è un movimento moscio, triste, cioè a me non piace, sinceramente. Mo ci vuole D'Annunzio, è l'unico che ravviva un po', ma poi dopo viene il futurismo con Marinetti, che era una botta di energia, perlomeno. Però insomma il decadentismo è abbastanza triste, no? Pascoli invece è morto padre, insomma sono tutte robe un po' melense. Pavese, Primo Levi, comunque il secolo delle guerre è un periodo molto duro da affrontare anche umanamente. Quindi diciamo l'estetismo, come mai questo culto del bello? Perché in realtà è una via di fuga, un modo per scappare, per non guardare a tutto quello che sta accadendo di brutto nel mondo. Oscar Wilde, La vita e le opere, chiaramente gli ho messo il ritratto di Dorian Gray, penso che conosci un po' la storia di Dorian Gray. Questo tizio del Dandy, no? Sarebbe il chiattillo nostro, potremmo definirlo così, il figlio di papà, e che praticamente compra questo quadro, insomma, si fa ritrarre e si crea questo legame per cui in realtà il quadro invecchia mentre lui resta sempre giovane, un po' il classico patto col diavolo, no? Fino a quando lui ovviamente vive al di sopra della morale e dell'etica, perché chiaramente restando sempre giovane poi si concede tutti i vizi possibili e immaginabili, però nel frattempo il quadro invecchia, quindi fin quando lui non si rende conto di essere in realtà scambiato, quindi quando vede la bruttezza del quadro a un certo punto capisce che è lui in realtà ad essere così e quindi insomma poi succede quello che succede, non spoileriamo. Tu all'esame ce lo dirai e quindi niente, questo è un po' il riassunto così veramente accorciato di quello che è il ritratto di Dorian Gray. Un altro autore di cui vuoi parlare, che non è contemporaneo di quel periodo, ma è in età preromantica, quindi neoclassicismo, stiamo parlando di proprio inizio 800, fine 700, è John Keats, che scrive Oda all'urna greca. Oda all'urna greca è praticamente una poesia che parla di questa urna greca, quindi immaginala come un'anfora antica, dove sopra ci sono raffigurate delle immagini, cioè delle scenette. Tra queste immagini, quella più di rilievo, quella che ci si ricorda di più, è quella del fanciullino che sta per baciare la ragazza, e da lì la domanda è meglio che la baci e bruci la passione, almeno in un atto reale, oppure che resti raffigurato lì sempre senza baciarla, avvicinandosi sempre di più, ma mantenendo questa tensione amorosa per sempre. Ovviamente questo è un concetto romantico, quindi del romanticismo, infatti questo ho detto preromantico, che poi cioè, dall'inizio dell'Ottocento fino all'850, 860 è il periodo del romanticismo, che è il mio periodo, diciamo, letterario preferito. Quindi Leopardi, Manzoni, Foscolo a me piace moltissimo. E puoi parlare di questa poesia perché? Perché gli ultimi versi, quindi senza anche qui, stai facendo inglese, ma non letteratura inglese, però non volendo fare l'analisi del testo in inglese, ma almeno gli ultimi versi, questa poesia, Ode a Grecia Nurno, finisce con Truth is beauty, beauty is truth, this is all that we know and all that we can know.
la bellezza è verità, la verità è bellezza, questo è tutto ciò che sappiamo e tutto ciò che possiamo sapere. Quindi questi quattro versi finali, se stiamo parlando della grande bellezza, mi sembrano doverosi come dire, inserire. Da citare. Beh, sì, assolutamente, anche perché, voglio dire, sono significativi dal punto di vista proprio filosofico e spirituale, cioè la bellezza come valore, non solo come qualcosa da guardare perché ci piace, ma proprio come via per la verità, quindi come qualcosa che ti rivela l'assoluto, che ti rivela Dio. Quindi è questa la loro visione. Mi sembra interessante dirlo, anche perché ci serve come collegamento per la slide successiva, dove parleremo poi di Maslow e quindi, diciamo, della parte motivazionale, e vediamo il valore della bellezza dove va inserito nella scala di Maslow. Ma non ti anticipo, perché è qui alla fine, questo è l'inglese letteratura, se volete ne parlate in inglese e fai una splendida figura, altrimenti ne parli in italiano, ma stai comunque parlando con la prof di inglese, scusami ma c'è un po' di singhiozzo, e di inglese commerciale possiamo citare il caso Prada. Vedi, leggi il caso Prada. Allora, sì. Apriti l'altro documentino che abbiamo visto. Sì. Prada Innovation. Sì, Prada Innovation. Allora, strategia web oriented e marketing esperienziale in un marchio storico. Il negozio di Manhattan. Prada, quindi chiaramente settore lusso, bellezza, quindi per la donna, alta moda. Perché ne parliamo? Perché a Manhattan lancia, ormai una decina d'anni fa, quindi diciamo, è una lettura un po' vecchiotta, però è un caso di marketing, lo citiamo, lancia questo nuovo negozio, apre questo negozio e che cosa fa? Praticamente inserisce una innovazione tecnologica per l'epoca che si chiama specchio magico. Immaginalo come un grosso iPad gigantesco, lo usano adesso i fotografi a volte durante gli eventi, le feste, le comunioni con i bambini, perché i bambini salgono su questa cosa tipo tapirulan con questo monitor davanti, e su questo monitor praticamente compaiono delle scenografie, che ne so, le farfalline, oppure il ruscello, oppure Peppa Pig, e allora si fanno queste foto con questi sfondi, che poi oggi non è né più né meno che quello che facciamo con le stories, con i filtri su Instagram, no? Sì. Però all'epoca era un'innovazione, non c'era, stiamo parlando 10 anni fa, e quindi che cosa ha fatto Prada? Prima di spiegare qual è il fatto, anzi spieghiamolo, così poi dopo ne parliamo. Praticamente avevi la possibilità di entrare, aveva la donna, di entrare nel camerino e attraverso questa serie di webcam e questo specchio magico fare un po' di come Marilyn Monroe, no? Alla Pretty Woman, cioè si trova tutti questi vestiti, e questa esperienza... magari tu non compravi, provavi, che ne so, 5 vestiti, ne compravi uno, gli altri 4 magari eri titubante e li lasciavi. Potevi però, lasciando chiaramente la tua email, quello che è, scaricarti questo filmino poi da casa e farlo vedere magari alle amiche per dire: ah, ti piace, guarda che ho provato, secondo me mi sta, secondo me mi fa il culo grande, queste cose qua. E quindi quella poi l'amica chiaramente ti dice, si fa l'inciucio, insomma quello che voi fate nella moda, come noi lo facciamo nel calcio, no? Uh-huh. E quindi questo filmino in qualche modo diventava virale e avevi la possibilità sostanzialmente di parlarne e di rivedere da casa questa esperienza. Perché è importante dal punto di vista marketing? Perché chiaramente, vedi, noi abbiamo parlato recentemente di marketing esperienziale, ok? Ed è questo che poi vorrei che si evincesse, no? Comunque, vabbè, poi c'è la lettura vera e propria. Mo' l'ho finito di aggiustare e modificare. Quindi, marketing esperienziale, cioè io non ti sto vendendo semplicemente un vestito, una pezza, ti sto vendendo un'esperienza, no? Del marketing esperienziale abbiamo già... cioè, c'eri a qualche lezione in cui ne ho parlato? No. Mannaggia. Beh, facevo l'esempio pure per dire soprattutto degli alberghi, no? Che io dico, perché non viviamo di turismo? Perché siamo dei pessimi albergatori. Perché l'albergatore
in Italia spesso è semplicemente un affittacamere, cioè non si preoccupa del cliente, pensa che il suo business sia vendere camere e si sbaglia enormemente, perché il tizio tedesco da Berlino non viene a Napoli per vedere il tuo bell'albergo, viene a Napoli perché spera di fare un'esperienza, spera di tornare in Germania e dire wunderbar, bellissimo, wonderful, sono stato a Napoli 10 giorni, ho visto mare, bel tempo, ho visto spiaggia Capri, ho mangiato mozzarella. Cioè è questo quello che il cliente si aspetta, spera quantomeno. Quello che lui sta acquistando quando lui viaggia è l'esperienza del viaggio, non quattro pareti. E poi è normale che deve dormire, mica può dormire sotto i ponti, quindi diciamo pagherà un albergo e quindi cerca un albergo. L'albergatore è molto sciocco perché non si interessa. Una volta che ha ricevuto la prenotazione, per lui è finita lì, passiamo appresso. Quando invece può marginare molto di più se alle 30 euro della camera che ha affittato aggiunge, che ne so, una quantità di paste e pasticcini tipici napoletani, una confezione di mozzarella, e tutto questo glielo può far pagare anche 40 euro magari, sommando le varie cose, la pizzeria, eccetera, l'itinerario con il traghetto che ti porta a Capri. Quindi attraverso le politiche di rete sul territorio e pensando non solo al suo albergo, ma a tutto quello che segue al fatto che un cliente è arrivato qui, può addirittura marginare più del doppio. Quindi non so se mi spiego. Questo lo puoi fare se capisci che tu non stai vendendo un prodotto, ma stai vendendo un'esperienza. Quindi l'esperienza di cui parlavamo prima, cioè il concetto di cui parlavamo prima per Prada, è fondato proprio su questo, cioè rendersi conto che io sono un marchio di alta moda, ma tu da me non vieni a comprare lo straccetto o il vestito. Io ti faccio sentire il mondo Prada, te lo faccio sentire proprio come esperienza, quando già da quando tu provi gli abiti nel camerino, perché ti faccio sentire una prima donna, è chiaro? Quindi questa esaltazione che fa il paio poi con quella che è l'immagine che Prada vuole rappresentare è andata benissimo, ha funzionato ovviamente, è chiaro? Sì. Quindi parla in questi termini e come vedi poi scorrendo c'è questa lettura in inglese già approvata dalla professoressa. Se ti dice qualcosa dille no, semplicemente il professore ha soltanto fatto un layout grafico più carino, perché l'avevamo fatta in Word senza neanche metterci un logo, una cosa niente. Avevo questa prima slide della barca, perché poi Prada sponsorizza chiaramente la barca a vela, non so, certo, se segui Luna Rossa eccetera, e ecco, vedi anche là che cos'è Luna Rossa, è sempre connessione, link, no? Collego un marchio di alta qualità ad uno sport d'élite come la vela, perché chi ha la barca a vela è cliente mio, è chiaro, è un mio potenziale cliente, la moglie deve venire a spendere da me. E quindi dicevo, c'è questa lettura dove vedi la modella e poi ci sono le fascetelle della tizia, con le, spero di aver scelto delle belle scarpe, è una bella borsa. io sono abbastanza appassionato di scarpe femminili, vabbè, basta Gimo, non parliamo di feticismo e cose varie. E allora c'è la traduzione in italiano, insomma, nell'ultima slide di quello che c'è scritto in inglese, bello paro paro, quindi come vedi è una paginetta. Anche qua decidete, la potresti leggere, lei ti potrebbe chiedere una regola grammaticale di questa, di come sta scritto in inglese, voi genitivo sassone, parlate del genitivo sassone. Insomma, vedete voi come risolvere la questione, va bene? Sì, va bene. E quindi questo chiaramente è l'argomento di inglese commerciale, con diciamo, le robe scritte già in inglese, quindi voglio dire c'hai tutto praticamente. Quindi scheda corrente, ok. Allora, dopo aver parlato di tutto ciò, di queste amenità in inglese, io questa tesina inizialmente l'avevo pensata proprio partendo da matematica e storia dell'arte, che però sono due materie che non sono uscite, quindi ti direi saltale, poi se alla fine c'hai un po' di tempo, sì, così per curiosità o per tua cultura personale te le completi, però insomma possiamo anche, cioè non, all'esame non ti saranno chieste perché la professoressa di matematica e la professoressa di storia dell'arte non ci sono, quindi non c'è chi ti fa la domanda.
Da un punto di vista di matematica parleresti della serie di Fibonacci, ne hai mai sentito parlare? No. La serie di Fibonacci è una successione numerica di alcuni numeri particolari, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e così via, dove praticamente potremmo dire che ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Quindi 5 è la somma di 3 più 2, 8 è la somma di 5 più 3 e così via. Diciamo che da un punto di vista logico la possiamo interpretare così. Da un punto di vista matematico, in realtà la costante vera è che ogni numero diviso il suo precedente fa 1,618 n altri numeri dopo la virgola. Questo rapporto, questo numero 1,618, è definito sezione aurea o aurea, sezione aurea, aurum in latino. E quindi sezione aurea, e cioè il numero della bellezza, è passato alla storia come il numero della bellezza. Perché? Perché intanto la successione di Fibonacci, questi numeri, noi ce la troviamo spesso in natura. Da questa successione, per esempio, se prendi la corolla di un girasole, molte volte il numero dei pallini che ci sono dentro è 69 oppure 88, che sono due numeri della successione diciamo di Fibonacci. Così come pure alcuni cavoli o alcune strutture hanno un numero di ridondanze che spesso è un numero della serie di Fibonacci. Ancora ce lo troviamo, come vedi, nel Nautilus, questa è una conchiglia marina, diciamo, tagliata a metà, perché se scegliamo praticamente i numeri di Fibonacci come le dimensioni di rettangolo, praticamente si costruiscono tutta una serie di rettangoli e unendo i vertici viene fuori questa spirale che è detta appunto spirale di Fibonacci. E anche questa ce la troviamo in natura in diverse circostanze, tra cui la conchiglia che vedi. Quindi è un po' strana, no? Come cosa. In arte, se vai alla slide successiva, sì. Questo rapporto 1,618 lo troviamo per esempio nel Partenone, lo troviamo in diverse opere e sembra particolarmente armonioso, ok? E questo è il concetto. Soprattutto per esempio Leonardo da Vinci, l'uomo di Vitruvio, sarebbe l'uomo con le due braccia, le due gambe e il cerchio dietro, lì per esempio Leonardo dimostra che pure nel nostro corpo praticamente questo rapporto è il rapporto tra la lunghezza del braccio e dell'avambraccio, è la lunghezza tra la gamba e dalla rotula in giù, oppure dal bacino fino a terra rispetto dal bacino fino all'alto della testa, cioè insomma questa proporzione in qualche modo in maniera addio, è presente in natura e appunto essendo particolarmente armoniosa gli architetti poi hanno cominciato a sfruttarla e ad utilizzarla anche i pittori, Leonardo la utilizza anche magari nella Gioconda o in altre opere, quindi insomma questo concetto matematico è presente in natura ed è stato sfruttato dagli artisti. Che poi da dove viene, da dove l'ha pescata questa successione Fibonacci? Da una cosa molto stupida, cioè lui stava analizzando un problema matematico, i problemi matematici sembrano sempre molto sciocchi, praticamente il contadino ha due conigli, una coppia di conigli, supponendo che i due conigli fanno un coniglietto e che ogni anno il coniglio poi cresce e va, chiaramente diventa fertile e diciamo fa sesso con uno degli altri due e produce, no, altri conigli. Quindi la domanda era del tipo, dopo un anno, da questa coppia di conigli, il contadino quanti conigli ha? Ok? Ok. E per questo si sviluppa questa progressione matematica che poi prende il nome di serie di Fibonacci. Va a vedere poi sono successe, cioè ha collegato tutte queste cose, si sono verificate, riscontrate tutte queste cose e ne è venuto fuori invece un argomentone che ha assunto tutt'altri contorni. Però il problema originario era molto sciocco. Un contadino c'ha una coppia di conigli, vuole sapere dopo un anno quanti conigli c'ha. Quindi questo era. Di diritto porti la tutela del patrimonio storico e artistico italiano. Chiaramente se da arte era facile collegarsi, insomma, al patrimonio ambientale. E quindi l'articolo 9 della Costituzione. Anche qua ti prego di vedere un po' con la professoressa il tema comunque è la grande bellezza, quindi mo arte o non arte puoi anche genericamente dire e parlare, cioè in Italia abbiamo un enorme patrimonio artistico parlando di bellezza
E quindi da un punto di vista giuridico questo patrimonio va in qualche modo difeso, evitando che venga vilipeso, e quindi chiaramente ci sono delle normative da andare a studiare. E veniamo poi alla parte nostra. Cavolo, sono già le 4:05, noi non ci siamo ancora detto quasi niente. Vabbè, non ti preoccupare. Tu hai altro tempo a disposizione? Io ho tutto il tempo che vuoi, perché il pomeriggio me l'ero preso per discutere con te. Io, almeno i ragazzi che stanno seguendo, vorrei, come dire, dare il massimo poi agli altri. Allora, io spero che dalle 6, perché devo andare dal fisioterapista, dal fisiatra, mi deve fare la prima visita. E quindi mi ha detto che ci andavano una quarantina di minuti, perché dovevamo parlare appunto di questo piano fisioterapico. E tempo che poi arrivo a casa... Io sono... Possiamo ricontinuare stasera tranquillamente, cioè, quindi arriviamo dove possiamo, sì. Poi se tu ci stai finiamo stasera, insomma non c'è problema, tanto io nel frattempo vi faccio le telefonate agli altri e vedo gli altri che ti si vogliono fare. Allora, non lo so se vuoi iniziare, perché io ho 10 minuti ancora, se vuoi iniziare o iniziamo poi dopo, come dici tu? Ma io direi, economia aziendale, togliamocelo dalle balle. Dai, adesso, sperando che una decina di minuti riesco a, insomma, tu la parte su Maslow non l'hai fatta, vero? No. Non c'eri? Porca miseria, no, allora ci metteremo un po'. Vabbè, comunque, la slide su Maslow ce l'avrai, perché comunque te la passerò, ci stanno le slide, le ho fatte, quelle lì di economia aziendale, quindi l'argomento te lo ritrovi. Ma comunque non ti preoccupare, perché poi a me interessa di più il lato marketing su questa tesina. Okay. Quindi qui diciamo un po' di cose, ma allora, bellezza nella piramide di Maslow, quindi tu come si colloca all'interno dei bisogni? Maslow per me, tra l'altro, è la slide più importante dell'intero corso, perché Maslow è uno psicologo del 1972 che praticamente studia i bisogni e studia un campione di persone felici. Per cui dice, tu perché sei felice? Ok? Bene. Ha indagato sulle cause della felicità, cioè queste persone felici a cosa dovevano la loro felicità. E, ha identificato questa piramide dove ci sono 5 bisogni classificati come fisiologici, di sicurezza, di appartenenza, di stima e di autorealizzazione. In testa a questa piramide io ci ho aggiunto un sesto argomento che si chiama trascendenza, va bene? L'ho messo lassù non per arrogarmi, figuriamoci se io mi mettevo a modificare così a testa mia. Ho visto che nelle immagini qualcuno, più di uno, aveva già aggiunto trascendenza. Essendo io molto sensibile a quell'argomento lì, mi ha fatto estremamente piacere che qualcuno lo avesse già fatto. Però dobbiamo sapere che Maslow è solo fino alle prime 5, poi la sesta, la punta della piramide è un'aggiunta, ok? A noi interesserà particolarmente i bisogni di stima ed appartenenza. I primi due, fisiologici e di sicurezza, sono bisogni dell'individuo, no? Soggettivi, perché bisogni fisiologici sono quelli praticamente cibo, sesso, salute, sete, sonno, proprio le esigenze primarie. Vestirsi inteso come non giro nudo come Adamo, cioè ok? Quindi da questo punto di vista. I bisogni di sicurezza, quindi una volta che uno è in condizioni, come dire, normali di sopravvivenza garantita, la prima cosa che fa è cercare di proteggere questo status. E quindi bisogno di lavoro, bisogno di un reddito, bisogno di sicurezza nel senso di penso la polizia o comunque che non vengano a rubarmi le pecore, insomma, quindi recinto, riparo, insomma, cose del genere. E questo tra l'altro è significativo perché ci fa vedere che l'essere umano non è affatto vero che tende sempre al miglioramento e ad andare avanti. In realtà, appena è in condizioni di sopravvivenza, la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte delle persone tendono come dire, a restare all'interno del villaggio, cioè al sicuro. Quindi questa è una resistenza al cambiamento e un tentativo di mantenimento dello status quo, ok? C'è però quell'1% che per me è l'imprenditore, no? L'imprenditore è uno che invece dice no, ma a me adesso non mi basta, sì, adesso ho coltivato i pomodori, ho coltivato i peperoni, ho da mangiare, ma io voglio andare a scoprire nella foresta perché magari ci sono le more e i mirtilli che non ho mai mangiato, ok? Quindi diciamo, l'imprenditore è il visionario e per questo deve essere uno
mentre gli altri poi lo devono seguire, perché uno ha l'idea, sarà una squadretta di indigeni quelli che esce dal villaggio con le lance per andare a vedere se riesce ad uccidere il cinghiale e mangiare anche la carne, ok? Quindi diciamo, questo è per quanto riguarda sicurezza e abbiamo detto bisogni fisiologici. Sopra a questi due ce ne sono altri due che sono stima ed appartenenza, e sono quelli che ci interessano, che sono già dei bisogni, come vedi, sociali. Cioè, prima ero io che garantisco a me stesso la sopravvivenza e uno stato di tranquillità. Poi vado, comincio ad avere un'esigenza di soddisfazione con il pubblico, cioè con, di socialità con gli altri, ok? Quindi, quando dico piramide, è importante questo punto. Non è che i bisogni di sotto sono meno importanti di quelli di sopra, perché se io non mangio, muoio, ok? Quindi non è una questione di intensità. Sono organizzati in maniera piramidale verso l'alto, nel senso della nobiltà d'animo, cioè i bisogni che stanno più su nella scala sono quelli che praticamente hanno manifestano in te una maggiore nobiltà d'animo, ok? Cioè non badi solo a te stesso, cominci a badare anche agli altri, ok? Quindi interpretare in questo modo qua. Bisogno di appartenenza, chiaramente di appartenere alle proprie ruolo all'interno della famiglia, riconoscimento all'interno del gruppo di amici, per esempio il tifo allo stadio, quindi una passione forte, ci vado per senso di appartenenza, perché quando vado allo stadio mi sento parte di una famiglia di 80.000 spettatori che tifiamo per la nostra squadra del cuore, ok? Stima è un gradino più su, e in stima ci troviamo appunto per esempio l'amore, la bellezza, la libertà, cioè sono ideali un po' più elevati, un po' più evoluti. Più che amore metto ricevere amore, perché poi invece dare amore, che è ancora più nobile, lo metto nell'autorealizzazione come bisogno, ok? Comunque tu avrai una slide dove tutto questo sta scritto. La cosa interessante in termini di bellezza è che la bellezza quindi non è necessariamente un qualcosa solo di frivolo. Spesso diciamo, ah, come sciocchina, loca, giuliva, perché è capricciosa, è vanitosa, e allora la bellezza. Ma quella non è la vera bellezza. Cioè, lì stiamo parlando, come dire, di fare le carezze all'io. Quando parliamo di bellezza, intesa nella maniera che abbiamo visto di John Keats, stiamo parlando di un ideale superiore, di un qualcosa che vive nel mondo delle idee di Platone, e al quale non solo la ragazzetta che compra Prada cerca di anelare e di aspirare, ma anche la stessa Prada, Armani, Valentino, cioè anche loro non hanno raggiunto quell'ideale, no? Altrimenti direbbero, signori, io ho già fatto, questo è il miglior vestito da qui all'eternità, arrivederci, grazie. C'è il mio nome sopra, ho finito. Sì. Rispondi, se devi. No, rispondo a mio padre. Perché c'è anche mia nonna che la stanno portando in ospedale adesso, guarda. Cavolo, la famiglia, un momento abbastanza delicato, insomma. Possiamo continuare? Fammi sapere se devi andare o se... No, adesso guarda, devo andare, perché devo arrivare in centro, io abito un po' fuori dal centro. E dovrò prendere la macchina e andare col pullman fino a un certo punto, che qua è un casino, penso come lì da voi. Dove abiti? Io abito in zona Santa Rita. Non dico che paese. Ah, Torino. Ah, sei a Torino. Ah, come Christian. No, vabbè, no, da noi non è così. Christian Di Munno, però, non Christian Brini. Sai che non ho, anche perché non lo so se lui arriva dalla scuola mia, quindi... Che c'era qualcuno che, non so se tu la conosci, a Sara della didattica, di pronto diploma. No. C'era uno che aveva detto, se volete fare il viaggio insieme, vi dividete le spese, però non mi ricordo se mi aveva detto un certo Christian, quando sono venuta giù a febbraio a superare quelle prove scritte. Non lo so, tra l'altro sicuramente ci sono anche gli altri corsisti delle altre quinte, per esempio informatica, degli altri percorsi, quindi magari qualcuno che è di Torino, ma che è degli altri corsi. Per certo so che Christian Di Munno è di Torino. Non lo so. Comunque vai.
Chiudo semplicemente questa parentesi su sì. Maslow, così la poi vai. Dicevo, la bellezza, anche per chi tratta la bellezza come business, quindi l'alta moda, è anche lì comunque un ideale da raggiungere, per cui ogni anno Prada lancia i suoi nuovi modelli, Valentino fa la stessa cosa, e assieme discutono di quale sarà il colore dell'anno, di quale sarà il nuovo design. Quindi è un qualcosa che comunque sfugge sempre la bellezza, quindi sta molto in alto nella scala dei valori, intesa appunto non come qualcosa di frivolo. E quindi questo, per il momento fermiamoci qua perché dopo parliamo di packaging e design, quindi prendiamo un attimo in considerazione la Lamborghini che vedi, ne parliamo insomma stasera, okay, va bene? Sì, io ti chiamo appena ho finito, quando sono a casa, okay. Mi sistemo un attimo, così almeno ho anche il tablet davanti e riesco a seguirti meglio. Va bene, a dopo. Ciao Gemma. Grazie Girolamo, grazie. Prego, figurati. Ciao, 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 ciao.